Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto? Un saluto da Kyle, il nostro Beardormana, e da me. Allora, ancora non ci siamo bene abituati alla nuova funzione, ci sarai. Che cazzo di soggetto sto pappagallo? Dicevo, non ci siamo ancora preparati bene alla nuova espansione, ancora non abbiamo sistemato, anche perché abbiamo ancora dei mazzi da... spoilerare barra usare, quindi continuiamo per la nostra strada. Abbiamo in programma un Four Color Deck. Questo praticamente è un finto penta. Perché finto penta? Questo praticamente è un mazzo di controllo con appunto runna tutti i 5 i colori, quindi è un finto penta. Usiamo un World Tree per alleggerire, ma in realtà è un four color, perché il mana rosso ci serve solo per Valky, anzi per Tibalt. È un mazzo la cui wincon è presto detto. Praticamente noi dobbiamo vincere con Eugene e con il supporto degli altri Planeswalker, quindi diciamo la wincon sono queste tre carte, più che altro queste due, Valky e Eugene. Garruk diciamo che non è così forte da essere inserito come wincon. Comunque andiamo a guardare un attimino l'esempio, un attimino nello specifico. Allora, intanto abbiamo un comparto di rimozioni di ogni tipo, quindi abbiamo rimozioni grosse come Doomscar, Binding of the God, Earthless Act, Eliminate, Bloodchief Thirst. Mi sarebbe piaciuto inserire anche qualcosa dell'espansione nuova, ma non ero sicuro delle interazioni che avrebbe potuto avere all'interno della meccanica del mazzo. Appunto, giochiamo con il Ramp, con Path to the World Tree e Cultivate, ecco perché tutte queste terre base. E appunto, giochiamo i Triom, giochiamo il Khedria, l'Indata e il Zagoth Triom. Queste sono le terre doppie, insieme a un Temple of Malady, il pathway verde nero e il castello nero. Quindi comunque la base del mazzo è ovviamente nera. Abbiamo 17, il 50% del mazzo, 17 carte nere a fronte di una curva, a fronte di tutto il resto, tutti gli altri colori. Quindi per forza di cose la base deve essere nera. Abbiamo una curva che praticamente tocca il suo apice con tutte le rimozioni. Creature praticamente zero, abbiamo due, e appunto noi incominciamo a giocare dal quarto turno, ma in realtà incominciamo a rimuovere già da prima. Abbiamo inserito World Tree perché World Tree comunque rampando ci permette di dimenticarci del fattore colore, ne sono due per, non tanto così tanto per. Appunto, le uniche due creature del mazzo sono Valky, quindi praticamente è come se non ci fossero creature. E c'è Crawling Barren che dovrebbe servire ad aiutarci a non morire o comunque a diventare aggro nell'eventualità in cui non riusciamo a soverchiare le difese nemiche con tutta questa cacata delle emozioni. Questo è più o meno il mazzo. Vabbè, ovviamente abbiamo inserito anche Arrond Epiphany, perché se giochiamo blu solo per Arrond Epiphany, quindi è una carta che secondo me aiuterà appunto a raggiungere la wincon in pochi turni. Vediamo un attimo come va il mazzo, è questo, non ci resta che andare a provarlo. E ora vediamo un po' come viaggia sto mazzetto. Vediamo un po'. Subito l'elefantone. Il lossodonte. Allora, questa è una mano lenta, molto lenta, però possiamo fare Path to the World Tree relativamente presto. Il secondo, che abbiamo il mana nero e il blu, direi che possiamo provarci. Doomscar, aspetta, abbiamo un bel comparto di rimozioni.
Certo, avrei preferito la rimozione a East. Avrei preferito, ecco, questa. Volevo questa io. Ah, vedi, Mono Snow White. Quindi dobbiamo stare attenti. C'è la carta nuova a costo 4 che dà doppio attacco a tutte le creature attaccanti. Ah no, blu. Niente, i nostri conti sono andati a farsi friggere. Allora, Pat. Allora, calcolando che abbiamo tutta roba col doppio bianco, io farò doppio pat sul bianco. Ci serve prima di qualsiasi cosa il doppio bianco. Beh, amico, che vuoi fare? Dai, counterigi. Mamma mia, cioè. Questo è quanto di più squallido e forse anche stupido che non giocare Disruption su Path War 3. Vabbè. Potevi giocartela come terra se proprio volevi sprecare una carta. Però oh, a ognuno il suo. Certo, se mo missile and drop se fa un po' di risate, eh. Sì, effettivamente è vero, la Maga Quandrix nella home è una gran figa. Noi abbiamo missato land drop, ma non ce ne frega un cazzo. Bianco. Allora, volare free strike. Questo con la Blood Chip va via. Ma quando diventerà fastidioso? Gallia best waifu, e beh, complimenti. Forse è il caso che mi metto AFK. Mi dispiace per quelli che mi contattano per dirmi cose lollose, ma purtroppo o vedoretta o vedoretta. Oh, nel frattempo qua entrano un River Warning. Ok, e guadagna pure due life. Ah, noi facciamo tempio. Anche perché è l'unico. Vediamo se riusciamo a trovare un altro mana bianco. No, non voglio, aspetta, voglio un altro mana bianco. Non c'ho abbastanza nero, quindi lui la carta la pescherà. Quindi a sto punto è inutile farsi il sangue amaro. Andiamo direttamente di Fortel e vaffanculo. Anche perché tanto non abbiamo creature, quindi questo c'ha sia 1-2, a noi non ci cambia nulla. Non ci cambia assolutamente nulla. Lui adesso pesca. Lui mi guarderà la mano adesso, fa che bello. Così pesca 2 addirittura. Wow. No, ha pescato 3. Ah, perché sì, giusto. Una per lui e una per lui, giusto. E niente, il secondo mana bianco ha deciso di non arrivare. Forse che veramente c'ha trauma. C'ha. Vabbè. Via. Sai che c'è un'altra rimozione Eugene in mano, quindi ci sta poco da fa. No, lui pensa. Spottiamo. Allora, va bene. Autopay. Faccio solo questo, sti cazzi, mi va bene. Quanto quello volevo fare. E se tu hai usato questa, vuol dire che stai povero de counter, cosa buona e giusta. Skycat Sovereign. Ma che cazzo? Cioè, mamma mia. E noi continuiamo a non pescare la terra che ci serve per resettare.
Quindi aspetta, potrebbe avere un'altra. Noi altra Love the Denial potrebbe rompere palle. Se non ce l'ha, c'è un fortello su Epifani. Infatti, vabbè, facciamo Fortel. Quindi ti sei giocato tre counter alla fascia del cazzo. E io non pesco un mana bianco. Ma come funziona? Com'è sta storia? Mannaggia tutto. Non posso continuare a subire così, oh. Mannaggia tutto. Un mana mi serve, un mana bianco. E faccio tutto, cioè non è che faccio alcune cose. Faccio Garruk, faccio Arcane Epifani, faccio Doomscar, faccio Elspeth. Se c'ho culo faccio pure Yujin. No, devi pescare secondo Yujin. E te pareva? Cioè, vabbè. Oh. Cioè, allucinante, madonna mia. And it's gone. Cioè, è incredibile come una cazzo di spell buttata a pene di segugio. Cioè, quella singola spell, quella Jhwary Disruption, porca troia, mi ha fatto perdere. Cioè, io ho perso perché lui ha fatto Jhwary Disruption al secondo turno. Su cosa? È incredibile. Cioè, c'ho parole. Questa la teniamo. Ma sì, teniamola. Abbiamo tre mana, cioè abbiamo mana di qualsiasi colore qui. Almeno fra 4 milioni di turni. Dimir. È un Dimirzaret questo sicuramente. Quindi Doomscar sarà molto utile. Ottimo anche Eliminate. 7? 6, a posto. Grazie. Ok, mo serve solo una terra. Mo serve solo una terra. Se ci fanno il favore di farcela pescare. Please, Shuffler Khan. Please, Shuffler Senpai. Shuffler Senpai. No, no! Ah, mi serviva qua la terra. Mo' lui dovrebbe counterà. Bene, ce ne stava solo un altro. Giusto, c'erano solo due. Uno, due, tre. Bravo, muori. Test of Talents è Instant of Sorcery. Non è male, è molto molto buona. Pescassi una terra sarebbe ancora meglio. Per Dio. Una cazzo di terra.
Lancia terra. Ma sei sotto pure tu. Ore. Garruk. Beh, meglio di niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'ha 8 carte in mano. Rogue in giro non se ne vedono. Faccio i token io. 2, 4, 5, 6, 7. Va bene, un danno ci sta. Sfiga. Non ci interessa il Garruk muore, a noi ci interessa perché comunque ha assorbito i danni. Prima che passa, noi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfetto. Mai Darna. Mo' è il momento. Quattro, cinque, sei, sette, ok. Binding the Old God è perfetta. Perché a Binding the Old God ci fa entrare Yujin. Dalla terra qualsiasi. Cazzo ce ne frega a noi. My turn. Ho l'attacco. Sono 6, giusto? Quindi non può sacrificare. Counterò il cultivate, ti prego, counteralo. Anche? Va bene. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e con questa 10. Con 10 mana, voglio a te a cose che si possono fare. Tipo fare di Warrun d'Epifani, per esempio. 1, 2, 3. Mi dispiace deluderti, ce n'erano solo due. Eugene. Test of Talent non lo puoi fare su Yujin, ma sa. Mannaggia la miseria, ha counterato tutto. Ho sbagliato, questa ci dovevo pescare. Ma
Grolin Baran mi finisce, mi fa vincere la partita, c'è incazzata. Comunque, oh, uno, due, rimozione, cioè complimenti, che mano, che culo, ci avevate tutto in mano. Mancano due terre base nel mazzo. Riuscirò a trovare la Crawling Baron che mi serve per vincere la partita? Perché sta partita la vinco di Crawling Baron. Non c'è sta verso. Ecco che il frocio del Zaret San. Permanenti. Porco Dio, cioè, se prende Yujin, mo sto frocio rotto un culo. Mannaggia tutto! Ma mannaggia tutto! Ma io mo che gli racconto le barzellette! Vabbè, questa è persa. C'è un cazzo la fa. Madonna mia, che culo. Sta gente, la odio Blablabla. blablabla. Bella, ci piace. Ci piace sta mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ci piace. Ci piace tanto, tanto, tanto. Non mi devo in pick up, andiamo a cercare tutto il male del mondo. Dai! Dai! Arigato! Shuffler Senpai! Mamma mia! Ok. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cioè, praticamente a mano monolanda. Trioamo, no. Per sicurezza leviamo un paio di terre d'armazzo. Leviamo le terre d'armazzo. Ci leviamo subito il bianco. Così abbiamo tutto il mana bianco. Forse gli Snarl sarebbero utili dentro a sto mazzo, a posto dei Triom. Però i Triom disimpegnano una cifra, non c'è cazzata. Allora, facciamo quindi pianura, cultivate. Non voglio più pescaterre. Quindi vediamo mana rosso, mana nero. Così ci possiamo giocare anche a stalla. Che ramp? Ma lo volemo fa? Ma sì, guardiamogli la mano, visto che è tutto nero. Visto che è tutto nero, magari c'è qualcosa di interessante. Oh. L'ultima volta ci ho beccato un Lotus Cobra così. Mostrami la tua mano, fammi vedere. E la Madonna, subito, Rankle mia. C'è rimozione? Interessante. Quindi lui comunque mo me la spacca con Nightmare. Vabbè, gli abbiamo tolta per un turno. Tanto non c'aveva neanche il mana per giocarsela. Questi sono quelli per scartare con Foretell, quindi lui punta a scartarmi la mano. Sì, quindi questi sono gli scarta 2, pesca 2 con Foretell. Questo
serve ammazzare le creature con perché c'hai le carte in mano, non c'hai le carte in mano. Quindi bisogna distruggerlo subito questo. Cioè di buono c'è una pesca 2 qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Quindi lui perde un turno per fare aspetto qua sopra. Va bene. Non può fare nient'altro. Noi proteggiamo la nostra mano a sto punto. Via. Oh, ancora non mi fanno giocare Valky con Elspeth. Mica lo so se può entrare anche Tybalt. Ma a me pare di no. Ok, lui mo si gioca Rancor e mi fa scartare una carta. Che sicuramente è questa montagna. Invece no. Un altro scarta con cosa? Interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Questa la pesco. Ma c'ho con altro turno io. Sì. È un momento buono per guadagnare un turno. Anche perché se mi prendo Valky, entra Valky, mi prendo Rancor e con Rancor io ci attacco. Cioè, perché so sempre 5 danni il prossimo turno se riesco a fare sta cosa. Sempre se non entra Tybalt. Ma non credo che entra Tybalt. Sì, perché il testo della carta, questa è Valky al verso giusto e Tybalt è dall'altra parte. Backside. Quindi aspetta, triggerà soltanto con front side. Io avrei pescato, amico mio. Infatti. Ok. Ci pigliamo Rancor. Trasformiamo Valky. Perché il mana ce l'abbiamo. E mi sa che è 5-5 perché il segnalino rimane. Quindi c'è Poison and the Cup là. Va bene. Lui se gioca Rancor io blocco. Ah, beh. Vuole farmi fuori queste tre carte nel cimitero. Interessante. Va bene, Triumph. Next. All attack. Ma avanza, Armana, per pescare. Vabbè, sti cazzi.
Nero. Tanto è inutile. Caliamo la terra. È un tarn. Ok. Quale varmi? Ho Bloodshift o Earthless Hack? Scegli. Ho 8 mana, quindi posso anche fare Instant Path of Wall 3. Bloodshift leva anche Planeswalker. Io leverei... io avrei levato a Bloodshift. Va bene. Due danni a te. Submit zero creature. Ore. Ciao. Oh mio Dio, mi hai esiliato un botto di roba. In caso di neve, Duskar. Allora, se mi deve per forza. Non può attaccarmi con Rankle se mi spacca la creatura. Ok, lui pesca 2. Però noi abbiamo letali, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3, 9 danni. E questa è una cosa che forse non ha capito. Mandiamogli un messaggio chiaro. Vediamo se ha capito il messaggio. My flames burn beyond perception. Ciao! E ciao! Sì, mi sono divertito, gli ho rotto il culo, grazie al cazzo e mi sono divertito. Mi fa morire. Ti sei divertito? Certo, mi sono divertito tantissimo. Artemis Entreri, il rivale di Drizzt d'Urden, addirittura, quale personaggio del mondo fantasy è venuto a trovarci oggi? Io ho accettato la mano senza neanche guardarla perché ero in questo crogiolo di emozioni, datemi da questo nome. Quante feste, quanti ricordi, quante doppie scimitarre. Vabbè, comunque lui c'è già, si è spanculato un counter, vuol dire che sta cavolo. Allora. Quindi un Dimir Control. Ah, Doomscar non serve a un cazzo. Magari mi sbaglio. Yorion Doom potrebbe essere anche. Potrebbe essere benissimo uno Yorion Doom. Mistero. Wow, che mazzo super veloce, ragazzi. Attenzione. Io continuo a mandare in fortello tutto quello che posso. Che questo non me la racconta giusta. Nero, verde. Ma potrebbe essere pure il coso. Potrebbe essere pure... No.
La versione dell'ultimatum, no, non può essere. Ultimatum non runna a ste terre. Polugranos. Polugranos. Binding of the God. Meglio così rampiamo la terra rosso. No, col blu. Ma ci serve il blu adesso. Che sennò la ronda epifani se lo damo in faccia. Compensa la prima mano che gioco con tre mana bianchi. Lui c'ha la voglia a te prima. Volugrano se si la 8 6. Voglia a te. E ancora a 3. Dai, dai. Spacca Open. Spacca tutta quella roba che c'hai. Midnight Clock. E se fosse il Grixis Tergrid? Quello che gioco anche io. Bella terra. Speso tanto per questa. Sì, vabbè. Allora, un altro Exact. Noi ci prendiamo il mana blu. C'ha rosso questo? No, devo prendere la terra Sky, che era meglio. Vabbè, più dopo. Vai, 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 mamma mia. Quattro carte in forte, allora lui si sta domandando ma che cazzo è? C'ho mano di sette carte con quattro in forte. È divertentissima sta cosa. Ecco, arricchiamo il cimitero. Quattro carte. Meno meno. Servono altre tre per far tornare l'amico Polugranos. Che poi verrà istantaneamente ucciso. Da qua. Eugene Motorocca là, si è entrato con Epifani. E se lui c'ha tutto tappato. La finestra contro un mazzo che è run ai counter. Run ai counter. È questa. Shark Typhoon. Garruk potrebbe 2, 3, 4, 5, 6. Garruk potrebbe essere un'ottima cosa. Ce lo teniamo. Quindi sì, il Grixis Tergrid teoricamente, o comunque una versione dell'ultimatum che gioca Midnight Clock e Polugranos. Sì, perché il Grixis non gioca Iorion. Aspettiamo, aspettiamo. Allora, noi dobbiamo non dobbiamo far entrare cosa? Non dobbiamo far entrare, come cazzo si chiama? Chiora. Quindi lui farà Chiora, Valky, Vorinclex. Perché con Chiora mette un altro Shark. Quindi noi quello che dobbiamo fare è fare Heartless Act su Vorinclex. Perché entra prima di Valky. Interessante. Comunque Chiora non possiamo counterarla. Allora, questo la fa da 7 e questo lo fa da 7. So 3 per 7 è 21 e siamo morti. Quindi il brutto è che se esilia la prima, a noi ci leva Garruk, cazzo. Ecco, ci ha levato Garruk, un altro Emergent Ultimatum, Gigi. Bene. Sono un cinale.
Spiegazione per chi non abbia capito, perché ho insta libato la partita. Cioè, il turno dopo sarebbe stato un altro Emergent Ultimatum con l'altro 7-7, o peggio, e sottolineo peggio, sarebbe entrato Garruk. Entrando Garruk, praticamente qua si creava una situazione con 7-9, altre due pedine 2-2, cioè, anche se resettavo Garruk si caricava, il turno dopo Emergent Ultimatum, quindi comunque aveva scombato. Allora, siamo alle nostre considerazioni finali. Premettendo che ci ho messo due giorni per registrare queste partite, perché ho avuto un sacco di problemi con OBS, praticamente in realtà sono tre giorni che gioco con questo mazzo. Quindi mi ero pure un po', non ce la facevo più, mi ero pure rotto un po' le palle. Però tutto sommato è divertente, molto divertente. Mazzo divertentissimo. È un finto penta, quindi comunque cioè, devi stare costantemente attento alle terre. L'unica cosa che uno si deve ricordare, deve proprio tenere sempre a mente, che le terre che il mana che ti serve è essenziale, perché nella lista del mazzo, facciamo una cosa che non facciamo mai, apriamo la lista del mazzo dopo la registrazione. Perché allora, il concetto è semplice, uno si deve tenere sempre a mente che sia Espeth che Duskar che hanno un doppio mana bianco. A Runde Epifani tu puoi anche farlo passare in cavalleria, perché comunque i Triom, tranne l'Indata, danno tutti quanti il mana blu. Mentre l'unico Triom che dà il mana bianco è quello proprio che non dà il mana blu. Quindi bisogna stare molto 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 attenti al mana. Io ho perso svariate partite con questo mazzo perché mi ritrovavo incartato, perché facevo cazzo, mi sono dimenticato di andarmi a prendere il doppio mana bianco. Situazioni in cui potevi resettare, potevi fare Elspeth, potevi fare, perché sono importantissime in questo mazzo queste due carte, Doomscar e Elspeth sono importantissime. E appunto bisogna ricordarsi fondamentalmente questo: fare estrema attenzione alle terre che giochiamo e che ci andiamo a prendere. Detto questo, per oggi è tutto. Un saluto a Kyle, il nostro Beard of Mana. Ciao Kyle, mangia, manco ci si caga, quando mangia non ti si caga. E un saluto da me, alla prossima succhiata.